Si parla di strade al Question Time di San Giovanni, entrano infatti nel Parlamentino le problematiche di via Martiri della Libertà e via Borro al Quercio. Normalmente è una strada a senso unico, diciamo, abbastanza scorrevole, per cui diciamo, i 50 non vengono mai rispettati. Un altro problema è il problema anche dei parcheggi sul lato destro, per gli archetti esistenti non impediscono l'ingresso delle macchine sul marciapiede del lato destro. Il terzo problema è zona barrettino delle fornaci, perché lì sistematicamente sia sulla destra che sulla sinistra, prima e dopo la curva, ci sono delle macchine sempre parcheggiate. Le uniche luci che ci sono, specialmente anche d'inverno, sono quelle che si vedono dalle case o dai giardini lungo la strada, e non c'è un marciapiede. C'è un borro che poi è il borro che divide San Giovanni e Montevarchi, quindi, però è un borro, diciamo, che pochissime volte all'anno viene pulito. Strade diverse con problematiche differenti, ecco quindi le risposte degli assessori in merito. L'amministrazione comunale, come primo passo, ha intenzione di dotarle dell'illuminazione pubblica, attraverso un progetto pilota che prevede l'installazione di lampioni con il fotovoltaico, perché altrimenti l'illuminazione pubblica tradizionale rappresenterebbe anche un costo e un onere importante per l'amministrazione. Noi quindi riteniamo che il controllo lì debba essere limitato all'utilizzo della Polizia Municipale e, qualora si possa farlo, in determinati contesti di inserire anche delle pattuglie che facciano delle postazioni mobili di autovelox. Quello che ci auguriamo è di poterle fare in maniera maggiore in futuro, disponendo di un maggior tempo della Polizia Municipale, la quale stiamo cercando di sgravare di alcuni compiti amministrativi che oggi, secondo noi, sta svolgendo impropriamente.